una piccola recente storia molto bella. Questo film lo feci restaurare dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui ero il presidente fino a poco fa. Lo feci restaurare insieme ad altri film di Bellocchio, ad altri film di Paolo e Vittorio Taviani, compreso per esempio il leggendario film San Michele aveva un gallo. Questo invece film La notte di San Lorenzo passò alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 nella sezione denominata Venezia Classici, che è una sezione competitiva. Alcuni grandi specialisti dei restauri costituiscono la giuria che individua fra tutte le opere, sono parecchie, che vengono presentate come restauri di grandi classici, valuta i film e poi attribuisce il Leone d'Oro al miglior film restaurato. Nel 2018 Paolo era presente ovviamente alla proiezione, il film fu accolto al termine della proiezione stessa, fu accolto da un applauso interminabile del pubblico in piedi per molti minuti. Paolo era vicino a me, seduto, gli applausi continuavano, io feci a Paolo il segno di alzarsi. Paolo rimase seduto, era emozionatissimo. Il pubblico cominciò a stringersi intorno a Paolo, si spostarono dalle poltrone del teatro veneziano, del cinema veneziano in cui si svolgeva la proiezione al Lido, e Paolo fu costretto ad alzarsi. E soltanto allora capimmo la ragione per la quale non si era mosso dalla sua poltrona. Stava piangendo, così emozionato, così colpito, così felicemente colpito, perché erano lacrime di gioia, di emozione, ma anche di memoria, di ricordo del fratello col quale aveva realizzato questo film. Avrebbe voluto, come mi disse poi quando uscimmo dal cinema, sarebbe stato molto felice Vittorio di vivere questa esperienza dopo che il film era stato portato in passato in tanti festival internazionali, felice di rivivere questa esperienza in un'edizione, peraltro essendo due fanatici dell'immagine entrambi i fratelli, bellissima come questo restauro. Vincemmo, ripeto, il Leone d'Oro e Paolo tornò con molta felicità a ritirarlo. Però vorrei raccontare, a proposito di restauri, un altro piccolo episodio che riguarda sempre in questo caso Paolo e Vittorio. Nel 1900, non mi ricordo più l'anno esatto, forse l'anno di Padre Padrone, era l'87, il 78, qual era Padre Padrone? 80, sì, scusate, con le date sono come gli allievi delle scuole che non si ricordano mai la battaglia di Austerlitz, in che anno avvenne. Allora, il film Padre Padrone fu girato in 16 mm, in maniera abbastanza fortunosa peraltro, girato in Sardegna, e fu presentato a Cannes invece in una edizione cosiddetta gonfiata. Ci fu tutto un lavoro di restauro fatto da Cinecittà in quel caso, è proiettato quindi sul schermo, immenso schermo della sala grande del Festival di Cannes, in questo formato. Paolo e Vittorio, che ovviamente l'avevano visto prima, erano estremamente, estremamente a disagio per il fatto che lo sviluppo a 35 mm del 16 provocava una serie di effetti sfocature, per esempio macchie e così via. Furono consolati al termine della proiezione, in questo loro disagio di autori che si trovavano a Cannes con una copia che non avrebbero voluto, forse avevano chiesto il 16 mm la proiezione, ma gli dissero no, dovete, va bene. Furono immediatamente risarciti in qualche modo da un enorme autore che era stato il loro maestro, Joris Sievens era chiamato l'olandese volante, era il più grande documentarista esistente. Joris Sievens disse a Paolo e a Vittorio: ma che meraviglia questo film con tutte queste
queste cose così incerte, queste macchie. Un grande documentarista coglieva in quel film sviluppato a 35 mm non dei difetti, ma una ragione per apprezzare in particolare quello che non è, quelle che erano le imperfezioni delle immagini. Questo servì a Paolo e a Vittorio a sentirsi meglio, e si sentivano ancora meglio quando la giuria, che era presieduta da un altro mostro sacro del cinema, Roberto Rossellini, assegnò la Palma d'Oro al miglior film a Padre Padrone. E dunque questa piccola vicenda di, legata ai restauri e legata anche ai problemi dei restauri dà anche il senso di una piccola storia di due grandi autori come Paolo e Vittorio che oggi ricordiamo.